costruire, come fare una piattaforma. E quindi restavo lì un po' imballata, non capivo come fare. Ebbene, i miei alunni in un momento hanno spianato il terreno, quindi da una palla è diventato un ambiente molto molto esteso e quindi abbiamo cominciato a costruire. Chiaramente abbiamo un po'... è un'attività sperimentale quella che io ho fatto proprio per capire come i mondi virtuali potevano entrare nella mia didattica. Per cui abbiamo pensato di portare in questo mondo virtuale le nostre attività didattiche che erano state svolte durante progetti di approfondimento disciplinare svolti a scuola. E quindi abbiamo creato dei laboratori. Ad ogni studente è stato assegnato un laboratorio. Abbiamo creato il laboratorio dei coloranti perché era l'attività di progetto dell'anno in corso, il laboratorio estrattivo che riguarda proprio un'attività di un'attività curriculare di estrazione di un trigliceride, la trimilistina, dalla noce moscata, e un laboratorio di green chemistry dove riportiamo delle attività che riguardano sia la produzione di plastiche biodegradabili che l'utilizzo di piante per risanare ambienti inquinati da metalli pesanti oppure da altri inquinanti denominati POP. Quindi in effetti abbiamo denominato questa land mondo chimico. E qual è diciamo lo spirito? In effetti l'abbiamo scritto nel messaggio di benvenuto nella land. Abbiamo scritto: le attività qui presentate sono state svolte da studenti del triennio dell'indirizzo chimico dell'Istituto Tecnico Tecnologico Basilio Focaccia di Salerno. Seguendo le indicazioni sui vialetti potrete visitare diversi laboratori e prendere materiale utile per ripetere le esperienze nelle vostre scuole. E quindi ad ognuno di loro è stato assegnato un laboratorio. Praticamente Martina si è dedicata al laboratorio dei coloranti. Gabriele, anzi Carmen, al laboratorio estrattivo e Gabriele al laboratorio di green chemistry. Quindi in effetti vi faccio una carrellata di foto che possono far capire un po' come è stato costruito l'ambiente. Questa è una, diciamo, un'aula. E questo è l'ambiente del laboratorio di green chemistry. Questo riguarda il progetto sugli inquinanti transfrontalieri. Allora, praticamente abbiamo creato tutti questi ambienti con questi manifesti interattivi. Praticamente, cliccando su questi manifesti, si ricevono informazioni riguardo al progetto. E queste sono delle slide che vengono, diciamo, possono essere visualizzate e si possono trarre delle informazioni utili appunto su che cosa sono gli inquinanti transfrontalieri. Questo è un altro ambiente, si vede da questa parte il laboratorio e qui ci sta una zona, forse ecco qua, questo è il laboratorio. Abbiamo inserito anche delle immagini reali del laboratorio di chimica organica del nostro istituto e qui, poiché si parla di determinazione di metalli pesanti in piante a foglia larga, un'attività che abbiamo fatto in laboratorio, abbiamo piantato delle piante su terreni inquinati artificialmente e quindi poi abbiamo estratto i metalli eventualmente accumulati, li abbiamo determinati con assorbimento atomico. Insomma, sono delle attività didattiche che sono state fatte nei nostri laboratori e vengono documentate qui. È una sorta di sito web in 3D dove si può navigare, si può viaggiare per cogliere informazioni utili. E qui, per esempio, questa è un altro elaborato che è stato fatto da Daniele. Questo si è classificato al terzo posto a livello nazionale delle Olimpiadi della Scienza, riguarda il disastro del Golfo del Messico e quindi questo è proprio l'elaborato vincitore, mentre questo è un ebook che abbiamo fatto su batteri, piante e funghi per il biorisanamento di inquinanti chimici. E qui è una sala video, diciamo, e vengono riportate, qui c'è un video che riguarda l'atmosfera, che è stato montato da Daniele con caratteristiche sull'atmosfera. Chiaramente sono tutti interattivi, quindi su internet si va direttamente al link del video.
E in effetti quando uno entra sulla LED si trova a percorrere dei vialetti e quindi può scegliere quali laboratori visionare. In particolare dalle plastiche di sintesi ai polimeri biodegradabili e i batteri, sono questi due che abbiamo visto fino ad ora. Questo è un altro esempio di laboratorio di Green Chemistry, cioè praticamente il principio è lo stesso, cioè sono degli ambienti dedicati a delle tematiche dove vengono mostrate delle attività documentate e da cui il visitatore può trarre le informazioni dovute, per esempio i premi, articoli che sono stati scritti su questi argomenti e quant'altro. Questa è un'auletta dove l'ambiente è stato integrato con immagini reali dei ragazzi e diciamo qui c'è la possibilità di fare l'attività di verifica, cioè ti siedi e svolgi il test, quindi un test con notizie riguardanti le cose che sono state riportate in questo laboratorio. Questo è ancora il laboratorio di chimica organica e queste sono diciamo altri esempi dello stesso laboratorio, insomma. Qui si clicca, si prende il sito web, qui ci sta il sito web proprio di tutto il progetto e insomma una si trovano varie informazioni. No, ce l'ho nella tenda. Questo riguarda la sintesi del polistirene in emulsione acquosa, insomma sono argomenti strettamente specialistici che vengono riportati in questo ambiente immersivo. E poi ci sta il laboratorio dei coloranti, fatto in tre piani e il primo piano praticamente ci sono tutte le attività, cioè delle slide, delle presentazioni in cui vengono riportate le caratteristiche dei coloranti naturali, le caratteristiche dei coloranti di sintesi, i coloranti alimentari, i coloranti per l'industria tessile. Poi ci sta il piano superiore dove vengono riportate le procedure per l'estrazione di coloranti naturali e la tintura di tessuti animali e vegetali e anche delle procedure per la sintesi di pigmenti inorganici. Quindi ci sono queste sfere colorate che riportano, sono interattive, quindi vengono riportate le metodiche per ottenere queste sintesi. E ci sta il terzo piano dove c'è la documentazione fotografica delle attività svolte, quindi per ogni, per esempio la sintesi del verdigris, la sintesi, la tintura con la curcuma, ci sono una serie di slide che mostra tutto il processo che precedentemente è stato documentato nel piano inferiore. Questa è una visione spaziale della LED dall'alto e questo è il laboratorio della estrazione della trimiristina dalla noce moscata. Praticamente questa è un'attività che è stata fatta in orario curriculare che riguarda proprio le attività di laboratorio che facciamo noi per il quarto anno. In effetti l'abbiamo concepita in questo modo, cioè i ragazzi svolgono l'attività in laboratorio, dopodiché elaborano un PowerPoint per gruppi, perché in laboratorio lavorano per gruppi, elaborano un PowerPoint, dopodiché fanno una documentazione fotografica di tutte le attività che vengono messe su Dropbox, cioè viene tutto condiviso su Dropbox. Dopodiché hanno fatto un lavoro unico che è stato un ebook, che sarebbe questo, diciamo che comprende appunto tutto il percorso di estrazione della trimiristina dalla noce moscata e cliccando si può scaricare l'ebook. Lungo il laboratorio ci sono varie slide, vari pezzi dell'ebook, praticamente in modo da avere un'idea di quello che si va a trovare nella lente. A fianco al laboratorio, a fianco a questo ambiente dove c'è l'ebook c'è il laboratorio, lo spirito è sempre lo stesso, praticamente si trova il materiale sperimentale per poter condurre tutta l'esperienza e poi riprodurla a proprio piacimento, insomma, laddove possibile. E poi queste sono immagini sparse dei vari laboratori, forse eccoli qua. Praticamente tutti questi ambienti sono stati interamente costruiti dai ragazzi,
sotto la mia guida, insomma, sotto. E quindi loro in questo modo hanno potuto anche, è anche per loro un momento di riflessione, perché per esempio, giusto per Martina, ha sviluppato tutto il laboratorio colorante, per cui lei si è gestita le slide, ha preparato i vari pannelli, quindi comunque è Martina si è immersa in questa attività, quindi è diventata partecipe, insomma, è un ambiente suo che si è curato, e così anche Carmen, e così anche Gabriele e quant'altro. Adesso, questa è una galleria fotografica dove loro hanno voluto mettere una serie di foto che rappresentano tutte le attività, e che è stata molto arricchita da questa zona, da tanti fiori, tanti aiuole che hanno un po' rallentato la cosa, però faceva un bel effetto. E qui vi posso far vedere un video della vendita fatto da Gabriele. Purtroppo ho un problema al computer, in atteso abbiamo la connessione, ma non posso entrare nella lente. Quindi questo è il... Sto provando a vedere se registrare eventualmente con questo. Sto provando a vedere se riusciamo a mettere con questo che è a collegare. 84. Il video è stato girato a mezzanotte, perché Gabriele ha detto che alle 3 di notte si era ricordato di dover fare questo video. Quindi io penso che a questo punto possiamo chiedere anche a loro che cosa ne pensano di questa esperienza, anche perché, ripeto, per me è stata una cosa sperimentale, quindi io voglio capire anche come affrontare nel futuro questo, perché chiaramente loro sono ragazzi che frequentano il triennio di un indirizzo chimico, quindi diciamo, dobbiamo fare le cose ad un livello mirato e professionalizzante, insomma. Un'idea era quella di riportare in 3D un impianto chimico, quindi costruire un impianto e magari stamparlo in 3D, costerebbe un po' troppo. E quindi niente, questo è. Allora ragazzi, volete Martina? Martina, il suo avatar è un indiano. Vieni qui, vieni a... Prego Martina. Innanzitutto buonasera a tutti. Niente, devo dire che... Cioè, questa esperienza è stata nuova per me comunque, non avevo mai provato a fare un mondo così su un sito Second Life, per cui niente, sono soddisfatta di quello che abbiamo fatto, io con i miei altri compagni di classe, e niente, credo che sia una cosa carina, venuta bene. Che cosa ti ha spinto a... cioè, ti ha dato qualcosa? A livello di conoscenze, sì, logicamente anche grazie a Salazar ho imparato a usare nuovi programmi, a usare bene Edmondo. Ma a livello di didattica, cioè a livello di quello che abbiamo messo nel laboratorio, sì, abbiamo approfondito anche quello che abbiamo messo, cioè io almeno ho messo nel mio laboratorio dei coloranti quando facevo le slide oppure quando scrivevo le metodiche. Cioè, diciamo un svolto così, dobbiamo capire un po' in che direzione andare. Carmen! Abbiamo mandato Martina per tutti quanti. Abbiamo mandato Martina per tutti quanti. Gabriele! Io ho una domanda, posso? Ma questa esperienza... A lei? Sì, a lei. Questa esperienza è ripetibile e domanda a tutti e tre. Vi è già venuta qualche idea di come poter spendere questa esperienza che avete fatto? Di saper costruire, di saper gestire questi programmi in un mondo comunque virtuale, 3D? Chiedo. Vi ha incuriosito? Pensate. No, sì, sicuramente è stata una bella cosa da sapere. Se può servire, credo di sì, poi dipende logicamente da quello che vogliamo fare. La professoressa ci disse che lo potevamo anche usare come portare un ambiente così all'esame di Stato.
un esempio. Logicamente poi bisogna mettersi al computer, fare, costruire, però se si è bravi si può fare. Cioè, diciamo che tutto questo noi l'abbiamo realizzato in un mese e mezzo, però non in maniera continuativa. Chiaramente io a fine anno dissi, se volete realizzare qualche cosa per l'esame di Stato, potete già avere un'idea a partire da ottobre, quindi avete tanto tempo avanti, non è necessario stressarsi per fare di tutto di più, insomma, in breve tempo. Perché noi questa land l'abbiamo ricevuta, in effetti io l'ho avuta a febbraio, però abbiamo cominciato a lavorarci a marzo, l'abbiamo consegnata a maggio, perché partecipava ad un concorso. Quindi, diciamo, ci sono state le vacanze di Pasqua, Edmondo è andato in crash, quindi, diciamo, siamo riusciti, secondo me, abbiamo avuto degli ottimi risultati per noi, noi ci sentiamo soddisfatti perché abbiamo creato tanto, insomma, abbiamo fatto tanto. E chiaramente ora dobbiamo un attimo capire come proseguire, se proseguire, coinvolgere altri ragazzi. Io chiaramente ho selezionato loro che erano i più motivati, i ragazzi che più facilmente, diciamo, avendo anche cura di non metterne troppi, no? Per evitare di non affollare, per capire, perché quella che io ho fatto è una sperimentazione e loro mi hanno aiutato in questa sperimentazione. Cioè, sicuramente io senza di loro non ci sarei riuscita, perché quando ci siamo messi quella famosa sera tutti collegati nella welcome area a vedere così si fa il prim, così si fa questo, dopo mezz'ora loro insegnavano a me nuove cose. Quindi, diciamo, c'è stata una crescita reciproca, ecco. La prima sera chiedeva a noi, ma come avete fatto? Sì, ecco. Sì. Questo è quanto. Grazie davvero. Grazie.